Cristian! Ehi, che urli che sono a 1 metro di distanza. Dimmi. Teniamone due oggi come oggi, teniamone due. No, sì, vabbè, Sì, esatto. tranquillo. Ascolta, dammi un'occhiata ai campi, mentre Matteo, secondo me, là suo zio Luciano, che è, sì, Luciano, gli ha dato un po' da bere, secondo me si è addormentato, però Vabbè, lasciamoli lì, lasciamoli visto lì, che non si tanto, vedono da tanto tempo, esatto, magari, tanto so esatto. che oggi, per oggi domani ho guardato il mangiatoio degli animali, sono a posto, quindi siamo tranquilli. Vabbè, sì. Esatto. Mentre Senti, venivo in cominciamo a fare qualche lavorazione in esatto, campo? Dimmi. esatto, esatto, visto che abbiamo il benestare che ormai tanti soldi sono miei, quindi posso fare quello che mi pare, sono nostri. A parte quello, Esatto. guardavo che c'è campo 6 da coltivare. E guardando i Sì. mezzi, guardando le attrezzature, non abbiamo il coltivatore, quindi ci sarà da acquistare almeno un coltivatore per il momento. Un erpice potente, un Vabbè, erpice rotante. un erpice. Esatto. Poi guardavo. Oppure Dimmi. ne prendiamo due. Prenderemo due erpici, semmai. Possiamo prendere due erpici, ci fanno un buon prezzo. Tanto mi ha mandato per telefonino per mail sul computer come si chiama? Il negoziante mi ha mandato il listino, che Il basta che io negoziante. compro, esatto, basta che io gli do l'invio e dopo un paio di 10-15 minuti ha detto mi prepara tutto, non so come faccio così velocemente. Però mi ha detto che dei coltivatori ce li ha tutti in casa, quindi lì siamo tranquilli. Ma si vede che lì sull'app hai tutto, cioè hai Quello che c'è puoi comprare disponibile. quello che lui ha. Esatto, Esatto. quindi la disponibilità. Esatto. Va E bene, poi ci e io sarebbe. cosa faccio nel Ci frattempo? sarebbe da. Al campo 3 al campo 2 ci sarebbe da fertilizzare e dare calce sia al campo 3 che al campo 2. E la calceviva la compriamo lì alla stazione, no? Sì, esatto, la Diceva stazione di il calceviva. zio. Esatto. La compri lì e basta. Fertilizzante lì, il signor Luciano ce l'ha lasciato pieno, quindi in teoria Ho visto. dovresti essere a posto. Altrimenti, se ne manca, c'è il camioncino, vai giù in negozio e compri un paio di sacconi, ecco. Manitou ce Certo, l'abbiamo, certo. quindi siamo postissimi. Sì, non c'è problema. Allora, dai, vieni qua che ti faccio vedere anche a te gli erpici che hanno. Vieni qua, eh. No, 2 metri, 2 metri. Ma come faccio a vederti? Dai, che mettiamo le mascherine, su. Siamo a Sì, posto. dai. Boh. Allora, qui allora andiamo sui veicoli. Qui ci sono gli attrezzi, erpici potenti. Allora, 3 metri, Sì. 3 metri dell'alpego, 3 No, metri dai, della 3 metri è mazza. No, piccolo. 3 metri piccolino. Ci facciamo male. Eh sì, c'ha un 4 metri della Kun, un 6 metri della Sì. Kun, proviene 42.000 euro. Poi c'ha della Sigma che è 5 metri e 20 a 16.500 euro. Io direi che questo è il nostro. Allora Spendiamo compreremo poco questo. Esatto. perché si E anche. fa 80 cm in meno. Sì, Però vabbè, però alla risparmiamo fine. anche quasi 30.000 euro in meno. Sì, Quindi considera che è meno pesante, quindi riesce a guadagnare un po' nella velocità. un chilometro orario si guadagna. Quindi. Quindi sì, va bene. Allora, Beh, ne vediamo. puoi prendere anche due se vuoi. Ah, quei soldi lì, sì. Guarda, ma se bellino, eh. Ma Guarda sì, che bello. non è male. Lo prendiamo con quei segnali, però, perché quelli servono in strada. Ecco, Direi di sì. Se no, magari ci fermano, ci fanno anche la multa. esatto, che Quindi non ci servono evitiamo. multe, ne abbiamo già prese abbastanza. Evitiamo ulteriori spese, esatto. Ecco, allora io direi di comprare. Cosa dici? Sì, va bene. 1, 2, No, 1, prendine due, 2. Boh, allora no? Tanto siamo. Esatto. andiamo subito. Ecco, via, 33.000 euro oggi li abbiamo già spesi. Considerando che tra qualche giorno bisogna fare quel bonifico grosso e. In teoria dovrebbe essere una delle poche spese. Allora, prendiamo. Senti, tu che te prendi?
Ti lascio il tuo Doiz, perché so che tu No, ce io l'hai. prendo il Deutz. Sì, esatto. Questo è il 250, questo è il 230. Perché il Fender, secondo me, è troppo grosso, 420 cavalli, eh. Mi sembra che richiedevano 250, se non mi sbaglio. Ne ha 420, è il doppio. Quindi andiamo qua col trattore verde con i dischi gialli. Ok, allora esco perché sennò ti sono di impiccio. Ah, ma vieni là anche te che li attacchiamo tutti e due, almeno li portiamo a casa tutti e due. Ah, bene, la Sinistra. strada la sai? Sì, vado avanti io. Dovrebbe essere giù di qua. Dovrebbe, Visto che te hai avuto modo di passeggiare più di me su queste stradine. Occio. Allora. Andiamo giù di qua. Poi andiamo dritto in fondo. E andiamo al negozio. Ah, è anche vicino. Sì. Cioè, ce li poteva anche portare lui, eh. Esatto. Dovrebbe essere qua il negoziante. Sì, perché c'è scritto Kun. Ah, eccoli là i due attrezzi. No, Kun e Case, si Kun e vede che Case. C'è anche JCB. su questi brand magari ci fa un buon Sconti. prezzo. Ecco, bravo. Esatto. Secondo me. Allora, andiamo giù. Tanto l'uno vale l'altro. Sì, tanto. Tac, tac. Tubi dinamici. Attacchi tu. Ok. Certo. Proviamo a Vabbè. alzarlo. Oh, però. Ad attaccare sono capace, dopo fare altre cose. Oh, però. Lo sento il tuo, ma se non lo alzi da terra. No, ho visto che faceva un braccio alla volta, quindi. Ah, fa un braccio alla volta. Come Sì. fa un braccio alla volta? Fa uno, dopo non è che si chiude contemporaneamente, ci vuole un po'. Però è Poi pesante, lo c'è. vedo, Sì, abbastanza. eh. Non abbia Ci neanche un peso. voleva il peso davanti. Ma non ne ha di pesi, mi ha detto il negoziante. Quindi. Prossima volta. Senti, io mi fermo in campo che Allora, inizio. io questo lo metto lì nel capannone dove ci sono anche altri, Gli altri dove ci sono i attrezzi. coltivatori, esatto. Esattamente. E Io. Dimmi. Esattamente. poi prendo il Bredel e vado a caricare Calceviva, visto che ho anche un po' di strada da fare. Esatto. Ma E adesso comincio. potresti iniziare col fertilizzante, visto che Luciano l'ha lasciato pieno. Va bene, Inizia a buttare quello lì. Quando è Luciano uguale. inizia a sapere che abbiamo iniziato già ad acquistare, mamma mia, secondo me. Chissà cosa ci viene a dire. Bravi! Dirà: Cioè, ecco, disgraziati, è qui, è là, è su, è giù. spendono i soldi anziché pagarmi, questi spengono. Esatto. Noi sai cosa facciamo? Tiriamo fuori il vino allo bianco e siamo già a posto. Esatto. Allora, andiamo in No, ma campo. sarà contento che abbiamo voglia di fare qualcosa. Speriamo. Allora, è già che non mi ci sono sbagliato già tanto. Speriamo. Allora, in retro. Allora, la vedo già un po' pesante, con questo trattore qua, sai? Ma sei sicuro che non abbiamo lì un esetto piccolo piccolo? Secondo me sì. Allora, passiamo del tutto. Ah, c'è il trattore che fa fatica, va, sai? Muffiscia. Guarda che si offende se lo dice il trattore. Adesso io mi attacco il Bredel, vado a Calcola che io più caricare. dei 7 km orari non li riesco a fare. È bello che ne dovevi fare anche 13, ma non è che hai mancato qualche leva, qualcosa. No, no, è Non è tutto a aperto posto. bene. Sto guardando anche qui nel menu, ma tutto a posto. Tubi Ma sai, attaccati. ho 200 cavalli, ho 250 cavalli giusti giusti, sai com'è. Ah, anche quello. Se no cambia.
Oppure, Allora. oppure prendere il fender, oppure di far girare l'erpice. Ma no. Tanto metti A la 1000 giri. PTO ai, ma no, ai 500, penso che basta No, a 1000 davanti. giri questa, 1000 giri. Così potente? Sì, eh. Adesso in discesa ha preso ritmo, eh. In discesa ha preso ritmo. Beh, se non va in discesa è da preoccuparsi, eh. Sì, esatto. Ma secondo me sai cosa c'è? Si deve fare un po' le ossa, perché secondo me il signor Luciano l'ha usato tanto poco. Anche quello c'è, cioè, su mezzi nuovi. E basta che non lo rompi, perché se lo rompi dal primo giorno Lo puoi passiamo riparare. guai, eh. Sì, anche secondo me. Quindi allora c'è anche la GPS, mi hanno detto, quindi noi l'attiviamo. Proviamo così. Così invece ci sono, mi hanno detto che ci sono due linee di guida che possiamo utilizzare, una è questa, l'altra è questa. Sono uguali le due linee, quindi cambia poco. Dici te, o una o l'altra. O una o l'altra. Dai, io ho cominciato il campo 3 a passare il Abbiamo un altro fertilizzante. problema. Stanno Ecco, a posto. venendo su tanti di quei sassi. Raccogli i sassi c'è, ho visto. Sì. È un lavoro in più. È una spesa in più, nel senso che spendi gasolio. Bravissimo. Quindi la metti in conto alla fine dei lavori. Esatto. Vabbè. Dopo vedremo. Sì, vabbè, questa sì, ci puoi ricavare qualcosa, oppure li puoi vendere, però non Sì, è si che. vendono, non si prende tanto. Sì, che vuoi che ti dia, c'è già tanto che ti riprendono. Sì, esatto. Però lavora bene, sai, questo terzo qua. Però No, ma c'è, ti dico, John Deere è veramente, veramente per il collo, 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 sai. sarà anche il terreno, no? Hai visto Terreno magari. tenace. Appunto, anche quello. Boh, proviamo a metterci sotto il trattore più grosso. Prova. Oppure cerca se c'è un peso lì e. Ma Può non. darsi anche avendo il peso. Non È più. sta slittando davanti, quello che non Ah, non capisco. slitta. Ma per Prova con niente. l'altro. Però sai, non vorrei mica, ti dico, far girare. Ma no, no. Dici, basta usare un po' di coerenza, eh? Appunto. Vai tranquillo. Quando senti il rumore forte forte vuol dire che il cardano è andato, quindi. Sì, su quello sono d'accordo. Lavora anche veramente bene sto attrezzo. Slitta di dietro, slitta, sto vedendo. Pensa a te, slitta dietro, non davanti. Vabbè. Vabbè, vedremo. Ti eri abituato a quei campi tutti pianeggianti lì dove stavamo prima e adesso anche questo influisce sul modo di lavorazione. Bravissimo. Oh, cambiando mezzo, Christian, qui si vola adesso, eh. Ah, te l'ho detto io che Qui stiamo c'era qualcosa che non viaggiando. quadra. Stiamo viaggiando a 80 litri a ora di consumo. A Di 1000. gasolio. Sì. Prima il John Deere mi segnavo 254 litri. Ecco. Io comunque il primo campo ho finito di passare il fertilizzante, adesso vado nel secondo. È finito? Bravo. Sì, adesso chiudo i dischi perché sennò lì all'ingresso li faccio fuori. Mi fai fuori, vabbè. Stretto stretto. C'è da dire che qui il 942
via 1700 giri e 13 km orari, mica tanto ai Ma si 7-8. vede che l'ha comprato per un motivo, non è che stava lì per bellezza, secondo me. Esatto. Tu hai voluto usare l'altro, però beh. Sai, chiamavo 250 cavalli, chi è che va a pensare che... Lo so, però come ti ho detto, è una zona diversa Secondo me e una quando appena abbiamo tanti soldi, sì, adesso ce li abbiamo, ma andranno via tutti. La prima cosa da fare è dar via uno dei due serie 6 e prenderò un serie 8 o un serie 7, uno dei due, per stare più Vediamo. tranquilli. Cioè, tra 50 anni, insomma. 60. Quando avremo, ecco, l'età del nonno Luciano. e di Luciano, ecco. Esatto, probabilmente forse ci riusciamo anche noi. Ma no, magari usciranno di solito quando siamo verso aprile, ma a fine marzo, aprile, maggio escono dei bandi dei PSR, magari si danno Vedremo. qualche contributo a fondo perduto, magari diamo via qualcosa e poi ne prendiamo uno, ecco. Vediamo quello Quello che che succederà. uscirà. Certo. Niente, nel frattempo andiamo avanti e finiamo di coltivare. Dai, dai, che sennò si fa notte e stai sempre lì a chiacchierare, forza. No, qui si lavora, adesso che si va, adesso si lavora. Vuoi vedere? Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far.